E andiamo! Tommaso Biasci, vittoria di misura, vittoria importantissima. Il Padova, targato Massimo Pavanella, accede in semifinale per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C. Il secondo gol in questa stagione, un gol che mancava dallo scorso 4 settembre, dalla seconda giornata di campionato, sempre allo Stadio Ganio, firmato contro la Pergolettese di Stefano Lucchini. Un gol ritrovato importantissimo per la seconda punta, per la punta ex Cararese e Carpi, dopo tante difficoltà lo scorso anno, arrivato a gennaio con tante aspettative che purtroppo non ha rispettato nei primi 6 mesi sotto la città del Santo. Ma ragazzi, questa stagione potrebbe essere quella del riscatto. Non è facile essere la riserva della belva Fabio Ceravolo. 7 gol in 15 giornate con la casacca bianco scudata. Ma Tommaso Biasci, grazie a queste prestazioni, grazie a questi gol decisivi, potrebbe sicuramente ritagliarsi uno spazio decisivo nelle prossime partite, nelle prossime uscite, in questa parte di stagione fondamentale per quanto riguarda il destino dei colori bianco scudati. Ma lasciatemi anche introdurre in questo inizio di video dedicato a questa partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Continua il duello a lontananza tra Padova e Sudtirol, tra la formazione allenata da Massimo Pavanella e la formazione altoatesina guidata da Ivan Jarmovic. Chiama il Padova, chiama la formazione bianco scudata, risponde la formazione altoatesina con un successo davvero pazzesco in trasferta, 3-0 nel campo del Teramo. E quindi sia il Padova sia il Sudtirol entrambe volano in semifinale nel penultimo atto di Coppa Italia di Serie C, allo Stadio Organo contro la formazione allenata da Francesco Punzi, ultima in classifica nel gruppo B di Serie C insieme al Grosseto, con 10 punti in 15 giornate, assolutamente in difficoltà e all'interno del duello salvezza per quanto riguarda il gruppo B di Serie C. Una Padova con tante defezioni rispetto al campionato, con Bannucchi in porta, Germano, Monaco, Gasbardo e Nico Kirwan a completare il quartetto, il pacchetto difensivo. A centrocampo Settembrini, Vasic al posto della nostra punta di diamante, Ronaldo, Pompeo da Silva e poi a completare il terzetto a centrocampo anche Simone Della Latta. Nicastro, Biasci e Bifulco, l'uomo di Coppa dopo aver regalato gli ottavi di finale e dopo aver anche rimesso in perfetto equilibrio il match valido per gli ottavi di finale contro la Virtus Entella, allenata da Gennaro Volpe dopo il gol dell'ex attaccante bianco scudato Alessandro Capello. Ecco il gol del pareggio, secondo gol in Coppa Italia di Serie C per Alfredo Bifulco, che quest'oggi si conferma l'uomo di Coppa, recuperando un pallone al di fuori dell'area di rigore e servendo l'assist per il gol decisivo all'11° minuto a Tommaso Biasci. Un gioco da ragazzi per l'ex attaccante di Cararese e Carpi, battere un attento bisogno, un decisivo bisogno per quanto riguarda per essere comunque il match winner dello Stadio Euganeo, per regalare alla formazione bianco scudata la qualificazione in semifinale al penultimo atto, dove affronterà il Catanzaro
di Antonio Calabro, che ha espugnato lo stadio Gorgonzola contro l'Albino Leffe di Michele Marcolini, grazie al gol di Cinelli al minuto numero 50. Andremo a vedere comunque tutti gli altri risultati che si sono materializzati in questo mercoledì dedicato ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Ma tornando al match dello stadio Organo, una Padova con un atteggiamento offensivo fin dai primi minuti, il primo tentativo da parte di Basic, uno dei migliori in campo prima di lasciare lo spazio per un problema fisico legato a dei crampi avuti nel corso del secondo tempo. Il giovane centrocampista classe 2002 ha stregato nel primo pomeriggio, l'ex allenatore di Triestina e Feralpi Salò ha stregato Massimo Pavanella, una prestazione davvero molto coraggiosa con tanti punti positivi nel pomeriggio dello stadio Euganeo. Quindi Basic è di Basic il primo tentativo per la formazione bianco-scudata, di testa anche pericoloso della Latta al decimo. Il Padova recupera un pallone all'undicesimo proprio sulla tre quarti da parte di Alfredo Bifulco, che serve una bella pallone lungo linea per Tommaso Biasci, che elude la difesa toscana e poi batte Bisogno per il gol del vantaggio, gol che deciderà il discorso qualificazione allo stadio Euganeo. Un attento Bisogno blocca un doppio tentativo al 44esimo, sempre sugli sviluppi di una corner da parte di Francesco Nicastro e anche dell'uomo di coppa Alfredo Bifulco. Meglio il Padova nella corso del primo tempo, meglio la Viterbese nel corso della seconda frazione, con un tentativo da calcio piazzato da Volpicelli, l'ex esterno della Matelica, palla all'interno dell'area di rigore che rimane all'interno dell'area di rigore con D'Ambrosio che calcia, palla che si spegne a lato con Banucchi comunque in traiettoria. Altra occasione per gli ospiti con Simonelli, che riesce a incunearsi all'interno dell'area di rigore bianco squadra, chiuso da un attento Monaco decisivo quest'oggi. E poi c'è un'altra occasione per il raddoppio, per la doppietta personale, questa volta per Tommaso Biasci, grande parata da parte di Bisogno, però conclusione centrale per l'ex attaccante di Caravese e Carpi. Il Padova spinge e nella finale anche l'appena entrato sia Sissé, quindi bentornato anche a calcare l'erba sempre verde dello stadio Euganeo, l'ex attaccante dell'Hellas Verona ma anche del Benevento, e poi il tentativo da parte di Elei Jelenic, che arrivava dal gol al Leonardo Garilli, il gol del definitivo 3-0 prima del gol di Flip Rajicevic domenica contro il Piacenza di Cristiano Scazzola. Ma altra bella conclusione con Bisogno che respinge in corner. I tre fischi dell'arbitro e il Padova che può festeggiare questo accesso in semifinale. Per chiudere questo video dedicato a questa partita di Coppa, andiamo a vedere tutti gli altri risultati, con il successo esterno della Catanzaro alla Città di Gorgonzola grazie al gol di Cinelli ad inizio ripresa. Catanzaro che affronterà proprio i biancoscudati in semifinale. L'altra semifinale invece vedrà opposti Sudtirol e Fidelis Andrea, con la formazione pugliese dell'ex centravanti e anche comunque sempre ben amato Ciro Ginestra, che ha battuto in terra pugliese il Piacenza grazie al gol di Bubas al minuto numero 25. Il match invece che vedeva opposti Teramo e Sudtirol finisce 3-0 per la formazione alto atesina allenata da Ivan Jarbovic. Apre Voltana, ex attaccante di Feralpi Salò ma anche della Padova, raddoppio di Vivenot al minuto numero 42. Il Trissa alto atesino è messo a segno da Fink per il successo ospite, che vale la semifinale contro la Fidelis Andrea di Ciro Ginestra. Padova, Catanzaro, Fidelis Andrea contro Sudtirol. Queste saranno le due semifinali di Coppa Italia di Serie C. Allo stadio Euganeo decide il secondo gol stagionale da parte di Tommaso Biasci.
bella prestazione e adesso sotto con un impegno davvero molto importante in campionato domenica sempre a Lugano contro la Pro Vercelli di Giuseppe Scienza. Tre punti fondamentali per quanto riguarda l'obiettivo chiamato Serie B. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.